blog è nato sinceramente casualmente. Io mi occupo di moda e studiando le tendenze ho percepito questa tendenza che veniva dall'America della, per noi, riscoperta dell'occhio. E quindi ho raccolto del materiale semplicemente per il mio lavoro. E poi questo materiale l'ho messo in rete, c'è stato così tanto interesse e è diventato il blog che è oggi. Today I made apple fritters. This is a traditional recipe. This is what my grandmother used to make for me when I was still at home, when I was young, and she used to make these same fritters for my father in the 50s. And they're very simple. Just peel the apple, you slice it, and you fry it with a really thin and light butter. And that's it. Dall'unione delle mie passioni, perché sono fotografa e videomaker e lavoro tanto nel mondo del food, quindi video ricette, lavoro per cucina italiana, lavoro rosso, quindi ho unito un po' le cose e a me è interessa sì, praticamente nel nostro progetto conduttore ovviamente la cucina, ma che utilizziamo per raccontare altre storie che a noi interessano e che ci piacciono, dove vi facciamo racconti di persone, di progetti, di luoghi che appunto ci colpiscono, e lo facciamo invitando i protagonisti di queste realtà a cucinare a casa nostra.